Ecco Gaston Brugman, protagonista di questa partita, con una grande punizione che ha sbloccato questo match con il Padova, ma ovviamente c'è amarezza, Gaston, per questo finale di partita. Che cosa è successo in quegli ultimi 5 minuti? Avete un po' perso la testa, nel senso che il gol di Cisco vi ha messo un po' pressione? Sì, diciamo che abbiamo tenuto la palla per 90 minuti, penso che no, non abbiamo rischiato proprio niente, che questi ultimi 5 minuti ci hanno ammazzato, perché alla fine non ci voleva proprio. Una squadra esperta come il Pescara, con alcuni giocatori esperti, probabilmente ci si aspettava una gestione di gara in quegli ultimi minuti diversa, invece c'è stata forse anche un po' di sufficienza sul 2-0, perché non siete riusciti a chiudere qualche contropiede che poteva ammazzare la partita. No, diciamo che noi avevamo preparato la partita così, sul 2-0 abbiamo tenuto palla, penso che non abbiamo rischiato proprio niente. È vero che non siamo arrivati in porta, ma l'obiettivo era tenere palla. Adesso con il 2-2 è facile dire che non abbiamo fatto bene gli ultimi 5 minuti, ma io sono contento per la squadra, penso che questo è un punto di partenza, meglio che è successo oggi, no, non la prossima, quindi da questo dobbiamo imparare subito. Per 90 minuti in campo un Pescara autoritario, ripartiamo da qui e bisogna ripartire da qui in vista della gara di sabato con il Benevento. Certo, certo. Ripartiamo da questo punto, da questi 90 minuti che sicuramente abbiamo fatto molto bene, e voglio invitare tutta la gente adesso alla partita di sabato, che abbiamo bisogno di tutti. C'è però questo rammarico di aver mancato con questa vittoria gettata alle ortiche nel finale, l'approdo al primo posto in classifica a distanza di 6 anni. Pescara questa sera poteva trovarsi sul gradino più alto della classifica, per questo siete un po' dispiaciuti ovviamente. No, sinceramente non guardiamo la classifica, l'obiettivo noi che ci siamo messi dall'inizio dell'anno era volare bassi e partita dopo partita, non dobbiamo pensare in alto, non dobbiamo pensare in basso, partita dopo partita, che dopo sia il risultato arriva o no, è normale che fai un ottimo campionato. Vogliamo un attimo raccontare questa splendida punizione che hai calciato al 27esimo, pallone all'incrocio dei pali, hai pennellato davvero una traiettoria deliziosa. Sì, diciamo che si prova tanto durante la settimana, è stato un bel gol, peccato che non ha servito a molto. Sabato ci sarà il Benevento, ci saranno tanti tifosi del Benevento all'Adriatico, sarà importante, come dicevi tu, vedere tanti tifosi del Pescara in questa gara dell'Adriatico. Certo, ma non ho dubbi che la gente viene allo stadio, perché ogni settimana ci dimostrano la fiducia che hanno in noi. Abbiamo Marras che è amareggiato per questo finale di partita, per questa vittoria sfumata proprio a pochi secondi dal termine. Sì, c'è rammarico perché abbiamo fatto una grande partita, a mio avviso, dominata 90 minuti e poi ti ritrovi ad andare a casa con un punto solo e non si sa neanche come. Sul 2-0 però avete fallito qualche occasione per chiudere la partita. Ma sì, sicuramente più che aver fallito qualche occasione abbiamo, secondo me, fatto magari un palleggio troppo vicino alla nostra area e abbiamo preso il 2-1, poi il 2-2 è stata una conseguenza e diciamo che siamo rammaricati. Sabato ci sarà il Benevento, partita da vincere e comunque da non perdere. No, ma sicuramente noi giochiamo tutte le partite per vincere, poi in casa è uno stimolo in più, quindi cerchiamo di vincere anche questa e continuare così. Vogliamo un attimo, lo chiedevamo prima anche a Brugman, cercare anche di capire da te che cosa è successo nel recupero, dopo il gol di Cisco soprattutto. Io sinceramente ci siamo abbassati un po' perché ci siamo messi a 5, però loro hanno messo questa palla dentro, queste due palle dentro così, e negli ultimi minuti può succedere qualsiasi cosa, noi dovevamo essere più bravi a tenere palla. Nel secondo tempo sei andato anche vicino al gol personale, quel colpo di testa sul cross di Balzano, e c'è stata però la parata di Merelli, colpo di testa centrale, forse non sei riuscito ad angolare molto il pallone. Sì, ho cercato la girata, non era facile perché ero fuori dallo specchio della porta, però diciamo che l'importante era portare a casa i 3 punti, poi il gol sicuramente verrà. Marras comunque sta diventando titolare di questo Pescara, settimana dopo settimana sei soddisfatto a livello personale? Ma sì, non ci sono titolari, siamo tutti titolari, però io sono soddisfatto, lavoro bene in settimana e cerco di farmi trovare pronto.